Covid-19 scende la percentuale tamponi e positivi. Parte la campagna vaccinale in Campania. L'appello degli infermieri a Vincenzo De Luca. Presentato il cartellone del Teatro Diana. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il nostro giornale parlando dell'emergenza coronavirus. Ieri picco di positivi nella regione Campania. Tutti i dettagli però li scopriamo nel nostro servizio di apertura. Leggendo i dati di ieri del bollettino dell'unità di crisi ci si può spaventare. Il numero dei positivi continua a salire e il virus in quasi tutte le regioni italiane sembrerebbe aver ripreso forza. Ma se si va a ritroso e si ritorna al picco massimo in pieno lockdown, cioè il 1° aprile, è possibile fare un'analisi statistica che forse permette di leggere e rivalutare con maggiore serenità i dati pubblicati ieri pomeriggio. Andiamo con ordine. Stando al bollettino dell'unità di crisi del giorno 31 marzo, eravamo appena a 21 giorni dalla chiusura totale e in Campania si registravano 1.566 tamponi eseguiti, dei quali 164 risultati positivi. Quel giorno morivano purtroppo 8 persone e il numero dei decessi saliva a 133. 24 ore dopo, il picco massimo, giorno 1 aprile, l'unità di crisi faceva registrare 225 positivi, numero più alto dall'inizio della pandemia in Campania, a fronte di 1.676 tamponi effettuati, che portavano la cifra complessiva dei tamponi eseguiti a 17.404. Aumentavano anche i decessi, ben 15 in un solo giorno, con un numero pari a 148. Ieri, a distanza di 6 mesi da quel picco, la Campania registrava un nuovo sbalzo in alto della curva, 390 nuovi contagi, a fronte di 8.311 tamponi esaminati. Nessuna vittima e 107 guariti. Analizzando il numero dei contagi e dei tamponi, è possibile notare come la percentuale e la pendenza della curva sia nettamente differente. Al 31 marzo il rapporto percentuale tra i positivi e i tamponi era del 10,4%, rapporto che saliva nemmeno 24 ore dopo, il 1 aprile, al 13,4%. Oggi quello stesso rapporto, tamponi positivi, è al 4,6%. Insomma, numeri alti sì, ma che se letti con attenzione poi non fanno così paura. In attesa del vaccino, le uniche armi che abbiamo sono tenere alta la tensione senza sottovalutare il virus, utilizzare i dispositivi di protezione individuale, lavarsi bene le mani ogni volta che si rientra a casa o in ufficio e mantenere, se possibile, un distanziamento sociale adeguato, ma soprattutto non farsi prendere dal panico e dalla depressione. E continuiamo parlando di cronaca. Altri due bambini, secondo quanto riportato dalla prima pagina del Mattino di oggi, sarebbero stati adescati sui social dal cosiddetto uomo nero, quello che avrebbe potuto portare al suicidio del ragazzino di 11 anni a Mergellina. La polizia postale nelle ultime ore sta cercando riscontri in rete di un possibile gioco seriale a cui starebbero partecipando altri uomini neri. E cambiamo notizia, parliamo della campagna vaccinale che è partita in queste ore in Campania. Un virus influenzale meno aggressivo rispetto al Covid, ma che comunque deve essere affrontato con massima attenzione e prevenzione, vista la presenza della pandemia. In queste ore sono state consegnate le dosi di vaccino che la Regione Campania distribuirà gratuitamente alle fasce deboli, bambini da 0 a 6 anni e gli over 60, nei prossimi giorni. Dosi che ogni cittadino dovrà concordare con il proprio medico di famiglia per la somministrazione. Una campagna di vaccinazione partita da lontano, quella messa in piedi da Palazzo Santa Lucia, che già ad aprile, in pieno lockdown, aveva acquistato le dosi necessarie per affrontare l'autunno e l'influenza stagionale. Intanto però nelle farmacie è praticamente impossibile reperire le dosi di vaccino per fronteggiare i 3 ceppi di virus A/H1N1, H3N2 e B, che sono già in circolazione nel nostro paese. Michele Diorio invita tutti alla vaccinazione e lancia l'allarme alle istituzioni. Il messaggio chiaro e forte che deve essere diffuso è questo: i cittadini quest'anno più che tutti gli anni precedenti devono vaccinarsi, perché la vaccinazione antinfluenzale è uno strumento importante dal punto di vista epidemiologico, nella misura della quale
essendoci la pandemia di Covid, essendo già vaccinati per l'influenza, non si potrà confondere una banale influenza stagionale con un sospetto di Covid, quindi con ricorsi a tamponi e a quant'altro. Quindi bisogna vaccinarsi per l'influenza, in attesa poi del vaccino anche per il Covid, ma parliamo solo di influenza. La regione Campania è stata previdente nella misura nella quale quest'anno ha aumentato l'acquisto di dosi di vaccino. Questo fatto ha annullato a oggi è 30 di settembre, annullato la possibilità delle ditte che producono vaccini di fornire questo vaccino anche alle farmacie. La regione garantisce i vaccini da 0 a 6 anni e da 60 anni in su. Resta quindi una fascia significativa, operativa, di lavoratori, di imprenditori, di operai, di impiegati che se la sono fatta, si sono praticati la vaccinazione autonomamente a pagamento. Mi auguro che la regione riesca a trovare anche delle dosi da fornire alle farmacie proprio per diffondere il concetto sempre più importante quest'anno di prevenzione. Sono stati arruolati nei momenti peggiori della pandemia giovanissimi infermieri professionali catapultati nei reparti Covid per assistere malati e medici in corsia. Si tratta di 50 professionisti che hanno ricevuto incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, indetto con la delibera 905 del 15 luglio del 2019. Convocati dall'Università Luigi Vanvitelli con la delibera 165 del 3 marzo 2020 per assunzione straordinaria a tempo determinato, 6 mesi eventualmente rinnovabili per emergenza Covid-19. Ma finita l'emergenza non sono stati stabilizzati e tanti hanno dovuto cercare lontano da casa una nuova occasione di lavoro. Oggi, attraverso Gianmarco Merre, lanciano un appello al presidente della regione Vincenzo De Luca. Ho deciso di scrivere questa lettera al presidente De Luca per mettere in evidenza la situazione di disagio che noi giovani infermieri laureati siamo costretti a vivere. Ci siamo formati nella nostra regione, ci siamo fatti avanti in piena pandemia, mettendo a rischio la nostra vita e quella dei nostri capi. La domanda che vorrei porre al Presidente è la seguente: perché, nonostante i nostri sacrifici e nonostante la dedizione che mettiamo per ciò che facciamo, siamo costretti ad abbandonare la nostra terra e a lasciare i nostri affetti? Altre aziende della regione Campania stanno utilizzando graduatorie di concorsi pubblici aperte in modo tale da riconoscere quello che hanno fatto questi professionisti. Confido nel suo buon cuore e spero che lei possa aiutarci. E parliamo di sport, calcio, del sorteggio per la prossima Europa League. Il Napoli dall'Urna di Nyon ha pescato la Real Sociedad, la Z Alkmaar e il Rijeka. Le tre squadre vanno ad aggiungersi al Napoli al girone F della competizione europea. E cambiamo notizia, parliamo di cultura, spettacoli, teatro, della presentazione della stagione del Teatro Diana del Vomero. Tra mille difficoltà e mantenendo inalterate le normative anti-Covid, riparte la stagione del Teatro Diana. A presentarla Claudia Mirra, responsabile delle pubbliche relazioni e ufficio stampa del Teatro del Vomero. Un cartellone fatto da amici per gli amici, quegli affezionati che da mesi attendono di poter tornare a godere di commedie e musical e di applaudire i loro beniamini. In cartellone, nel corso della stagione, che tutti sperano non si fermi bruscamente come quella passata, ci saranno Ospetec, Gigi e Ross, Alessandro Siani, Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Massimo Ranieri, solo per citarne alcuni, ma anche il grande maestro indiscusso napoletano Peppe Barra. Il teatro ha un futuro, è chiaro. Io porterò questo spettacolo, appunto Non c'è niente da ridere, che poi è un nonsense perché sarà uno spettacolo divertente, con l'Esposito, con le musiche di Giorgio Mellone, scritto da me e da Lamberto Lambertini, e speriamo che riuscire a far divertire ancora una volta il pubblico. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.